Attivare il cosiddetto ascensore sociale, attraverso il merito e la formazione si attiva un percorso che riguarda la società italiana. Il secondo elemento è prettamente aziendalistico, il futuro è fatto di competenze, attraverso queste occorre costruire un grande legame tra università, scuola e mondo del lavoro e quindi impresa. Questo raccordo che si fa oggi qui a Torino diventa determinante per continuare quei passi che stiamo realizzando di una contaminazione tra mondo della scuola, dell'università e impresa, per dare priorità a un grande progetto che riguarda l'Italia, chiaramente, che è il lavoro. Si investe abbastanza, ma non è mai abbastanza per un paese che deve caratterizzarsi su una indicazione in cui i fattori di produzione ormai sono 4, non più 2, capitale, lavoro, conoscenza e informazione. Conoscenza e informazione saranno il futuro dell'Italia se vogliamo puntare su un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti, ad alta intensità di produttività. Abbiamo bisogno di innovazione e di competenza. Adesso aspettiamo il 26, il punto più che un segnale per l'Europa, occorre capire dopo l'Europa il nostro paese che cosa intende fare e quale idea riformista d'Europa vogliamo portare all'attenzione dell'Europa per essere protagonisti di un'Europa da riformare che metta al centro però lavoro, occupazione, dotazione infrastrutturale transnazionale e accetti la sfida con Stati Uniti e Cina e quindi la sfida è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d'Europa. C'è un nodo risorse che riguarda la prossima manovra economica che è rilevante, su questo speriamo che subito dopo la campagna elettorale si apra un tavolo in cui si possa coniugare le ragioni del consenso con quelle che abbiamo definito dello sviluppo. È evidente che non possiamo sforare perché una procedura di infrazione non è nell'interesse del Paese, all'interno di questo sentiero stretto occorrono fare cose che riguardano la crescita del Paese, l'occupazione e il lavoro perché quelli riducono davvero i divari strutturali nel Paese. Penso che questo passo indietro sia riguardo, come dire, alla dimensione aziendalistica dell'Istituto. Noi non siamo molto favorevoli alle nazionalizzazioni, ma è chiaro che il sistema bancario nel suo complesso va salvaguardato perché è una precondizione determinante affinché arrivino flussi di credito al mondo dell'economia. Se le regole attuali, diciamo, ci consentono di poter nazionalizzare una banca, quindi su questo sarei cauto. Ma comunque ci sarebbe un effetto domino? No, penso, se parliamo comunque di una banca, diciamo, non di effetto sistemico cosiddetto.